A proposito di accordi di palazzo, il centrodestra ha trovato una quadra, c'è Michetti con Mattone e Sgarbi, un tridente. Oggi la Meloni su di lei ha detto, noi abbiamo un candidato sindaco che sa già fare il sindaco, sa dove mettere le mani quando arriva in Campidoglio. Raggi ha fatto tirocinio da sindaco. Allora, intanto già il centrodestra appare, io avrei detto spaccato in due, ma giustamente lei mi ha ricordato anche Sgarbi, quindi ne mettono insieme tre per farne uno. Tra l'altro Sgarbi, io spero non voglia fare il ministro della cultura e rinascimento dal water di casa sua, ci ricordiamo tutti quelle foto. No, l'assessore dei miracoli ha detto vuole perfetto. Fare. Perfetto, Roma davvero non ha bisogno di persone che si fanno foto nude o sul water. Però qualche miracolo ci vuole a Roma. Guardi, io le dico questo. Innanzitutto io sono la vera alternativa alla Lega Nord a Roma e ci ricordiamo, la Lega Nord è quella di Roma ladrona. Cioè, questo i romani non se lo scordano, non si scordano il patto della pagliata. Cioè, i romani in questo momento sanno che ci sono dei treni che stiamo per prendere e sono quelli del Recovery Fund, quelli del Giubileo del 2025 e io sto candidando Roma e l'Italia per ospitare Expo 2030. Se noi agganciamo questi tre grandi eventi, noi abbiamo 10 anni di investimento a Roma. In questi anni abbiamo fatto progetti, tram metropolitane, che stanno già iniziando a essere finanziati. Quindi la città non si è mai fermata e siamo in corsa. Cioè, io sono per la continuità, altrimenti si blocca tutto, si paralizza tutto. Senta, adesso